L'applauso è scrosciante dentro la magna dell'Università Cattolica, Ateneo che lo vedrà gran cancelliere. L'arcivescovo cardinal Angelo Scola interviene nel forum che presenta il nuovo rapporto demografico, un lavoro da pochi giorni diventato un volume, edito dalla Terza, fortemente voluto dal Comitato per il Progetto Culturale della CEI. Presente, oltre al rettore Lorenzo Ornaghi, il cardinal Ruini, che peraltro cura la prefazione del libro. L'immagine che ne viene fuori non è positiva, tant'è che il cardinal Bagnasco aveva parlato di un vero e proprio suicidio demografico, un male sociale che pone il nostro paese fra gli ultimi posti nella classifica mondiale per il rapporto nuove nascite. Anzitutto, il primo dato è sociologico. Viviamo nell'epoca delle false alternative e anche, di conseguenza, delle promesse tradite. Una di queste false alternative è senz'altro quella tra autonomia e legame. Sciolta dal legame, cioè dalla responsabilità, l'autonomia diventa solitudine. Da qui i pochi figli, in media solo uno per famiglia. La nostra cultura fa talvolta vedere i figli come un peso, un costo, una rinuncia. Ma i figli sono prima di tutto una risorsa. E non solo perché nel futuro potranno prendersi cura dei genitori, ma perché già nel presente li interpellano, li sostengono, li incoraggiano. E allora, che fare? Se si fa una sintesi di tutti gli interventi di Scola, Ruini, del ministro del lavoro e del welfare Maurizio Sacconi e poi degli altri esperti di sociologia, i professori Giancarlo Blangiardo ed Eugenia Scabini, emerge che il nostro paese possiede due forti potenzialità. Anzitutto il desiderio di famiglie più numerose, desiderio sempre espresso dagli studi di sondaggio e che la crisi economica affievolisce nelle giovani coppie. In seconda analisi emerge quella che viene chiamata solidarietà interna alle famiglie, ovvero quando i genitori aiutano i figli già sposati, soprattutto quando questi entrano in crisi occupazionali. La famiglia italiana, a differenza di altre realtà straniere, crede ancora nella reciprocità interna, nel mutuo aiuto fra i membri della stessa famiglia, per cui le istituzioni sono sollecitate a politiche familiari e al sostegno delle coppie che vogliono più figli e meno solitudine, sperando che questo studio della CEI aiuti politica e amministrazione in tal senso.